Salve a tutti cari amici di The Abusive Game. Amici, ma soprattutto amiche di WWE 2K15 e di The Abusive Game. E alberi di Natale di The Abusive Game di 2K. Qui l'artefice Jack in compagnia. Lo specialista Michele. E l'eremita Peppino. E vi diamo il benvenuto in questo nuovo episodio, sempre con WWE 2K15. E 15 era una citazione che nessuno ha colto prima, però vedo che lui ci è caduto ancora. Ecco, e lo showcase di CM Punk e John Cena. CM Punk contro Big Show, Raw, 16 luglio 2012, Las Vegas, Nevada, ma soprattutto è il 999esimo episodio di Raw. Potentially put CM Punk and the WWE Championship in his crosshairs yet again. The WWE Championship contract and in the big ladder match will be Kane, The Big Show, Chris Jericho, and John Cena. For the very first time in his career, John Cena steps into a Money in the Bank ladder match. Here we go. Just got kicked off. Oh, and there goes Big Show, and John Cena is rolling. Talking about hurt, talking about pain. Right here, John Cena dishing it out. John Cena with Big Show up on his shoulders. Are you kidding me? Look at Cena. John Cena and AA through the table. Here's Cena. Now using the briefcase as a weapon. John Cena won it. Oh, l'ha minimamente sfiorato. Sì. Prima volta che partecipa, ovviamente non poteva fare altro che vincere. Ah, comunque, come ci avete fatto notare, c'è anche la versione esatto PS4 e sì, PlayStation 4 di questo gioco. Io me ne ero completamente dimenticato, ma ormai abbiamo iniziato questa, magari la prossima rivalità la facciamo con esatto, la rivalità di tra HBK e Triple H ce la facciamo sulla PlayStation 4. In realtà è bello anche giocare qua, perché sembra che esatto. Abbia dei problemi di dermatite oggi si è pacchi in faccia. Così vediamo la diversità tra i due giochi. Allora, praticamente noi dobbiamo sconfiggere Big Show con uno schienamento e una sottomissione, ma per ottemperare a tutte le richieste infliggi danni moderati a Show. Nel frattempo è già diventato leggero Big Show. È già diventato leggero Big Show? È proprio... Avete capito cosa volevo dire? Sì, sì. I danni a Big Show sono passati da normali a leggeri. Per far diventare leggero Big Show?
ma se va sulla luna leggero anche lui, Non deve mangiare per 3 anni e mezzo. Biccio. Pesa 6 volte di meno sulla luna. Dai. Non fa nessun'altra mossa Punk, anche perché non riesce a fargliela. Cosa può fare? Il problema è proprio che è grosso. A quel colosso cosa vuoi fare? Certo. Sì, vabbè. Il maledetto ha già una speciale che non ha appena fatto, che ha utilizzato, e adesso sta per andare a fare il pugno proibito. No, la chokeslam, e me l'ha anche fatta chokeslam, e me l'ha anche fatta il barbone. E la barra non si è ancora riempita e i danni non sono ancora moderati. Non siamo ancora moderato. Era leggero. Flying Elbow Smash di Punk. E ora. Che ora mandando a dormire Big Show. Go to sleep. Arriviamo. La Madonna, che potenza. A segno. Esegui un Irish Whip su Show all'angolo. Eccoci. Su Show. Ma Maurizio Costanzo. Dovevi farla tu l'Irish Whip, non lui. Squalifica per Big Show. Ma non dovevi vincere. Infatti hai vinto. Per schienamento su trimissione. Il gioco questo prevede. Dietro lì, perché guardalo lì, scimmione. Ah, questo me lo ricordo, quando Cena lo sfida con la valigetta. Isn't that the WWE championship that you designed, the one with the spinner? That's your championship, John. Look, you've got a referee here now. You would be a fool not to cash that briefcase in now. You gotta do it. Look how weak he is. You will never have an easier championship victory than you will have right now. No! What? CM Punk, I give you 1 week to prepare for the biggest match of your life. You have been WWE Champion for 239 days. So at Raw 1000, with both of us fresh, we will find out who the best in the world really is. Sempre un signore, però John Cena. That makes everyone wonder what was my huge announcement tonight about this briefcase. That's very simple. My huge announcement. Big Show knocked off the ring right onto the floor. But what an announcement from Cena to face CM Punk at Raw 1000. I don't know if that's a wise decision by John Cena to give Punk that much warning. What an epic battle it's gonna be for the WWE title. Ognuno alza quello che ha. Quindi, però Cena ha appena detto che CM Punk è campione da solo 239 giorni.
Alberto Del Rio riconquista il titolo durante il triple threat match contro John Cena, mettendolo fuori dai giochi per parecchio tempo. Prossimamente, esatto. CM Punk contro John Cena. Ah, la mia domanda è idiota. Triple threat match contro John Cena e... Perché non dicono chi era l'altro? Perché dovevi stare attento. John Cena torna in corsa per il titolo partecipando al ladder match Money in the Bank, perché sono cose che abbiamo già fatto. John Cena fa cadere Big Show dalla scala e si aggiudica la valigetta Money in the Bank. Questa vittoria lo mette in rotta di collisione con l'attuale campione WWE, CM Punk, nella serata più spettacolare della storia di Raw, Raw 1000. Ma poi te ne restano 1000. St. Louis, Missouri. Una, due, tre, quattro, cinque ragazze con la maglia rossa che fanno così. E fanno lo stesso movimento. Al peso di 101. Come la radio. Sconfiggi John Cena, con uno schienamento o una sottomissione. Basta, non ci sono obiettivi? Non ci sono ancora palesati obiettivi bonus. Strano, a meno che questo John Cena è veramente forte da battere. Non ti mettono obiettivi perché tanto sanno già che non vincerai comunque. Beh, dicono, ma se lo vuoi andare a fare. Non male, gliel'ho messa nel culo una mano, perché non l'ho più vista. È scomparsa, io starei bene attento a quella mano. Esatto. Chin Breaker di John Cena e DDT di Punk. No, ancora Neckbreaker. Comunque mi permetto di dire che per essere a Raw 1000 è veramente triste che non ci siano obiettivi bonus. Nel gioco è triste, nella realtà era meno triste. Ho dei vaghi sprazzi, ma è stata una bella serata a Raw 1000. Beh, già vedere un match così col titolo è già tanta roba, eh. Non in pay per view annunciato la settimana prima, è proprio perché Raw 1000 era qualcosa di veramente importante. Nel frattempo ci siamo già guadagnati una speciale. Adesso c'è pure John, il John. Che però ha un attimo di problemi di angolazione. Bella. Esegui la go to sleep, vedi che c'è un obiettivo. Leg drop ovviamente sempre vuoto contro mossa. Si sta svegliando il match, anche Cena alla finisher. Quindi non hai eseguito la GTS. Puttana Eva. Vedi, arrivano gli obiettivi e tu neanche li esegui. Adesso dove è andato? Parito. Dovresti rubargli la finisher. Sicuro gliela rubo.
Bellissimo questo suicide dive. Suicide dive nel nulla, veramente. Lui la esegue. L'ha fatta. Però vabbè, lui la esegue fortunatamente fuori dal ring. Orco. Però nel frattempo ti ha decapitato, sempre fuori dal ring. Contro Mosa di Punk. Hop. Vediamo se usciamo. Ok. No. Porco. Mi sono un po' cagato addosso, eh. Contromossa di Punk. Questo Cena mi sta facendo sudare. Russian leg sweep. È il momento. Punk, è il momento. Ora sale sulle corde. Ma non ha più la fine speciale. Non ha più la fine. Arapi. Contromossa. E segui la go to sleep. Figa, lo sapevo. E per chi non lo sapesse, boom! Significa portala a termine. Ma non c'è problema, ci rifaremo nuovamente. Ma Cena è il re delle contromosse, inutile. Come contromossa lui, non contromossa nessuno. Come contromossa lui, non contromossa nessuno. Segnate, eh? Aspetta. Ma l'ha reversata. Come reversa le mosse lui? Questa è una bella riservazione. Come reversa le mosse lui? Non le reversa nessuno. Riservazione. Reversazione. Già 7 volte che esce segui la go to sleep. Tra un po' me la fa Cena, me la fa. Non capisco perché debba uscire adesso. Tutte le volte che la finisce esce. Ah. Dove va? Vabbè, che entrare di qua era troppo facile, vero? Hop. Guarda però! Falla! Ma non questa! Come reversa le mosse CM Punk? Puttana riesce a trasformare la go to sleep in un'altra cosa. E quindi rifacciamo il giro. Tranquilli, basta un paio di volte così ed è subito fatta. Spero che non ci siano ulteriori obiettivi, perché se ci mettiamo 4 volte per ogni tentativo di obiettivo. L'ho detto che era difficile. Puoi metterci 4 volte per fare una go to sleep, Cristo. Tutto da capo. Ciao. Mi tocca fare tutto da capo. Ciao. E però vado avanti. Così facendo non è male. Tanto John Cena è deficiente. Si reversa solo le mosse. Esegui la go to sleep. È eseguita. Me l'ha riversata comunque, è uno stronzo. Attenzione! Arbitro fuori dai giochi. E qui c'era la vittoria di Cena, eh. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. A Cena? Suicide dive di Big Show. Big Show. Almost cut in half with that spear and now. Oh.
Non mi è mai piaciuto il super pugno di Big Show. Sì, è solo perché è un armadio che pesa 200 kg, ma che cazzo di mossa è? Dai, so che gli fa niente, dai. Non abbiamo neanche guardato se c'erano obiettivi. Ma infatti volevo dire, magari c'è qualcuno. Vacco porco. Bene. Non dimmi che devo rifare da tutto da capo. Direi di sì. Ovviamente, scusa. Cosa non è che ricomincia da Big Show. Stavo dicendo, magari. Una lunga nottata. Magari c'è qualcuno che ai tempi non seguiva il wrestling e lo sta riscoprendo grazie a noi. Volevo chiedervi, prima che lui mandasse tutto Madonna di facce di costumi, secondo voi adesso che Punk richiama l'arbitro finisce il match? No, era ovvio. Queste sono le basi della scrittura di un match WWE. Con John Cena è come giocare in modalità leggenda. Ah, perché è veramente complicato far crescere quella barra. Ecco, non aspettavo questa, eh. Team Breaker! Ringraziamo l'amico che ci ha fatto la meme. E ringraziamo anche il Queen a 30 anni dalla morte di Freddie Mercury. Pensate che io quella sera ho visto Bohemian Rhapsody, il film. Gran bel film, eh? Ne parlerò nelle recensioni. Si dimenticherà sicuramente. No, perché ho scritto tutto. Ma basta che vai a guardare il video di recensione di due anni fa in cui ho fatto la recensione di Bohemian Rhapsody. Bravo Pepper. Ah, l'avevi già fatto? No, avevo la speciale. È già 2 anni che è uscito. Sì, perché... Sì, è già 2 anni che è uscito. Che avevo anche visto lontano dicendo che Rami Malek avrebbe meritato l'Oscar e infatti così è stato. Ma anch'io l'ho visto. Così come lo dissi anche di Joaquin Phoenix per Joker e lo vinse. Qualcuno invece parlò di un tal Clint Eastwood. Mi ha riversato la fiducia. Il povero Clint Eastwood sta fallendo miseramente ogni film. No, però io veramente ho visto il servizio del TG5 con Cry Macho, cazzo, a 91 anni, quello omino lì è. Ed è più in forma di me. Peccato che sarà facile, un altro insuccesso al botteghino. È facile spalar merda su un personaggio che ha 91 anni, poverino. Cazzo, ha fatto 150 miliardi di film. A 91 anni posso anche capire. Prenditela con uno un po' più. Cavoli. Comunque, io vi invito a seguire il video delle recensioni perché ormai è già 2 o 3 mesi che è il video che aspetto con più ansia. Adesso lasciatemi passare questo weekend che finiamo la casa di carta, poi io sarei pronto. E andate a vedervi Essi Vivono. Così, tanto per... Lui dovrebbe guardarlo, così fa la recensione. Sì, me lo affossa ancora. A parte che Roddy Piper ormai è già andato. Roddy? Piper. Parper, c'era Roddy Piper. Ci sarebbe a metà dicembre, esce il nuovo Spider-Man, ma non so se ho tempo per andare a vederlo. No, tempo per le recensioni. Ho scoperto proprio recentemente, in queste settimane, che il buon Rudy Carpenter, Carpenter, il regista lì del film. Che a Brescia è conosciuto anche come Carpenter. Carpenter, esatto. Controvossa! Controvossa! Un altro grande film che non... E me la reversa ancora! Che non sapevo... Ma va! Essere di Carpenter. Infatti poi ho notato alcune somiglianze con Essi Vivono. Non ti stavo ascoltando comunque. E il film, infatti io parlavo con loro, non con te. Vabbè, ma volevo sentire cosa dicevi. Che Carpenter ha fatto anche un altro film che ho scoperto in queste settimane essere di Carpenter, che avevo già visto ma non avevo letto i titoli di chi era. Infatti ho notato alcune somiglianze con Essi Vivono e il film è 1997 Fuga da New York. Ah sì? Eh sì, ho visto, quando ho letto Carpenter ho detto cazzo, è quello
Quello di Essi Vivono. Iena Plimsis. Iena è un film di Joe Camper. Sì, e infatti, cioè, le atmosfere sono quelle. Grandissimo Kurt Russell, E anche forse il miglior film di Kurt Russell. Kurt Russell e Lee Van Cleef nel primo, perché poi c'è stato quello dopo, Fuga da Los Angeles. Lee Van Cleef, che però ricordiamo meglio, quando era giovane Clint Eastwood. Esatto. E beh, e lì torniamo a Clint Eastwood. Vabbè. Vedi che tutto porta lì. Comunque io domenica ho visto un film su Netflix, i classici film di Natale, che non porterò nelle recensioni perché sono troppo meglio cagare. Così. Cos'è che è? Non guardate Un castello per Natale, perché un veramente castello? Ci siamo addormentati tutti e due, quindi non potrei neanche portare la recensione, perché ho visto solo l'inizio e la fine. Era bellissimo. Il centro non l'ho visto. Io ho guardato, non so neanche il titolo, non mi ricordo neanche il titolo perché mi ha rotto le balle subito. Non ho finito di guardare. E tra l'altro Iena Plimsky, io ho scoperto sempre in quell'occasione lì che Iena è stato dato solo in Italia nel doppiaggio italiano, perché lui realmente era Snake. Assolutamente. Ma perché cambiare da serpente a Iena? Cosa vi costava tenere serpente in italiano? No, serpente non l'avrebbero mai tenuto in italiano. E Snake, perché? Tanti ai tempi non avrebbero capito cosa voleva dire. Perché? Magari non sapevano le lingue. Ma Snake e serpente? Snake non lasciavano una parola inglese al tempo. Sì, lo traducevano in serpente. Non ci stavano probabilmente dentro nelle battute. Iena era più... Però quando ho letto Snake e Iena ci sta. Quando Iena, Snake, serpente, no, è diverso. Quando ho letto, ho detto non chiamarlo serpe. Perché anche quando ho letto Iena, che senso ha Iena con serpente? Dunque, dicevo, non so se avete ancora delle serie o qualcosa da finire. Sì, io con venerdì, massimo sabato, ho finito. Che era reversata ancora. Ma no, guardo serie e guardo i film al momento. Ma l'hai vista la seconda parte di Man? Ah no, sto aspettando che me la mandi. Ma arriva in tempo. Fatta. Spero che arrivi in tempo, caro Difra, se stai guardando questo video. Spero. Io ci provo lo stesso, insomma, che magari. Spero che prima di questo video sia già arrivato, altrimenti. Altrimenti cerchiamo di farlo arrivare prima delle recensioni, altrimenti recensisco la prima stagione che non l'ho ancora fatto. Credo che il video della recensione sarà il 20-21 di dicembre, non più tardi. E come al solito sarà il vostro appuntamento di Natale tra un cotechino e... E niente, perché non sono ancora cominciate le feste. E altro. Dal 20-21. No, ma sto dicendo dal pranzo di Natale, no? Tra il cotechino e il coniglio potete rilassarvi con il nostro video recensione. No. Il coniglio? No. Reversa, dai! Ho fatto troppo tardi o troppo presto. Mamma mia, l'ho sentita anch'io. Ma che velocità! Esegui la Go to Sleep. Che continua l'imperterrito. Che obiettivi. Quando è la finisher ti dice di eseguire la Go to Sleep. Finché non la esegui, caro mio. Porca. Incredibile! Me l'ha fatta. Ancora. Incredibile, figa. Incredibile. Questa salamandra che si intromette a rovinare il match.
Poi lo licenziano e piange, ma va. Che spalle ha Big Show? Come l'hanno fatto male? E Punk sta lì a guardare, né, giustamente. E da qui qui non arriva. Big Show si è volatilizzato. E da qui salutiamo e ci guarda sempre, sempre quando è sobrio ci guarda. Bene, è stato bellissimo, una meraviglia. Prossimamente CM Punk e John Cena contro Big Show e Daniel Bryan. CM Punk attacca The Rock al termine di Raw 1000, accusandolo di non avergli tributato il rispetto che merita in qualità di campione WWE. AJ Lee, general manager di Raw, decide di schierare John Cena e CM Punk in un tag team match contro Big Show e Daniel Bryan, dopo che in precedenza Daniel Bryan e John Cena si sono intromessi in un match tra CM Punk e Big Show. Mamma mia, quanto è brutta AJ Lee. Ma io mi domando, ma ci hanno fatto un ammazzo così a farci vedere The Rock che è arrivato a rompere le balle? Io mi aspettavo un fatal four way tra loro quattro, no. Perché tirano in ballo Daniel Bryan? Ah, perché The Rock era lì perché era Raw 1000, ma poi è tornato a fare Fast Furious. Poi gliene restano 1000. Quindi ragazzi, per oggi è tutto. Vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video, di iscrivervi al canale sempre si vai se non l'avete ancora fatto. Instagram, Telegram, Facebook e Twitter. E se volete darci dei brevissimi consigli su che serie guardare prima della recensione, vedremo se potremo accontentarvi. Serie brevi, Una puntata, un telefilm. E io vi ricordo che poi ve ne restano 1000. Per oggi è tutto dall'Artemice Jack, lo specialista Michele, dai Remita Peppino. Alla prossima, ciao belli. Ma poi ve ne restano 1000.